Buongiorno Tamara. Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno. Buongiorno Tami. Più luminosa che mai, sei lucente questa mattina. Sì, sì, sono lucente, ma perché la luce qua avvolge solo per questo. Sono i fari, allora, del, fari del palcoscenico. Stamattina sei da solo. Eh sì, quindi ti chiedo aiuto. Ma stamattina sei da solo, peccato, perché in realtà ho passato tutta la settimana a pensare di uno spettacolo da proporre a Lorenzo che potesse coniugare cibo e teatro. Non ho trovato proprio quello che probabilmente lui voleva, ma in realtà ho trovato una proposta da farvi, da fare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sentiamo, vai. Il menù della poesia. Il menù della poesia è un'associazione culturale bellissima, composta da attori e attrici professioniste che hanno come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura in luoghi non convenzionali attraverso la poesia. Da anni loro, diciamo così, si trovano in manifestazioni che riguardano la cultura e non solo. I prossimi appuntamenti in cui li troverete sarà Book City, quindi se vedete il programma di Book City troverete anche il menù della poesia. Ma loro fanno anche un'altra cosa molto bella, che io trovo meravigliosa e che io stessa ne ho usufruito, perché loro sul loro sito hanno un elenco di poesie mensili che cambiano e che voi potete regalare per tutti gli eventi possibili, compleanni, matrimoni, momenti anche solo da festeggiare insieme, e gli attori e le attrici diventano, diciamo così, attraverso i loro respiri, attraverso la loro voce, vi portano le poesie e vi portano in qualche modo il sentimento dell'altra persona. Ma dai, ma com'è che mi arrivano? Ma com'è che mi arrivano a casa? Cioè... Attraverso il telefono. Ma dai, e cioè... tu dirai. Bellissimo. Attraverso una telefonata arrivano loro, diciamo così, si materializzano attraverso la loro voce e vi porgono queste poesie che diventano in quel momento la dichiarazione affettiva della persona che in quel momento ti sta dedicando la poesia. Ed è un momento davvero emozionante. Io l'ho regalata e l'ho ricevuta e devo dire che è un momento davvero molto emozionante. Ma è bellissimo. Quindi... Ricordaci bene allora come si chiama, le coordinate, perché sta roba dobbiamo farla tutti, cioè stupenda. Il menù della poesia. Quindi andate sul loro sito, che è ilmenudellapoesia.com, o li cercate su Instagram e troverete poi tutte le informazioni sul loro sito, sia dove trovarli fisicamente, sia appunto l'elenco delle poesie che cambia mensilmente, ma potete anche arrivare, cioè nel senso potete anche chiedere delle poesie specifiche che sono le vostre poesie del cuore, e loro saranno, diciamo così, i messaggeri di questo regalo importante e molto particolare. Peraltro io volevo anche ricordare, adesso gli attori e le attrici sono veramente tantissimi, però fanno parte del direttivo e quindi li ricordiamo: Anna Charlotte Barbera, Valeria Perdonò, Mauro Bernardi e Vincenzo Zampa, che sono appunto alcuni degli attori e delle attrici che fanno parte di questo collettivo, e devo dirvi che è un'esperienza incredibile. Quindi ve lo consiglio, il prossimo appuntamento è proprio a Book City, quindi visto che Book City ha un programma insomma importante e impegnativo, se cercate i ragazzi e le ragazze del menù della poesia, insomma, troverete qualcosa di molto particolare. Peraltro volevo dire a Lorenzo che il cibo, diciamo così, materiale sazia, ma il cibo come la poesia nutre. E quindi diciamo che c'è bisogno di entrambe le cose, cioè, per renderci delle persone complete. Ma l'Ente Nazionale del Teatro, non so se esiste, ma così, cioè, lo sa che sei così brava a sponsorizzare il teatro? No, perché insomma, cioè, secondo me qui dobbiamo fare qualcosa. Proporlo. Dobbiamo fare qualcosa per Tamara, cioè nel senso... Allora, sto vedendo il sito comunque dei menù della poesia, davvero davvero interessante, cioè, e c'è questa cosa al telefono anche, appunto, c'è proprio una pagina dedicata dove appunto peraltro, si spiega appunto, tutto la poesia facilissimo. E tra le, diciamo così, tra le cose che riguardano la letteratura, la poesia è quella un po' più che viene sempre vista in maniera molto più lontana come mondo, no? Perché anche a scuola, insomma, la poesia è sempre quella che è un po' più difficile da comprendere, capire. Invece il menù della poesia ci porta
nel mondo della poesia in maniera semplice, immediata, diretta, e ci fa capire che tutti possiamo accedere alla poesia. La poesia arriva a noi in forme molto diverse, non è detto per forza che debba essere analizzata, compresa in profondità, può anche soltanto darci delle sensazioni, delle emozioni, e quindi secondo me la poesia va vissuta e loro la fanno vivere. Quindi merito a loro che fanno questa cosa bellissima da molti anni, sì, sì. Però adesso, insomma, secondo me va seguita ancora di più, perché in questo momento la poesia ci può sostenere. Bellissimo, no, bellissimo. Stavo vedendo le specialità del mese, stavo guardando appunto. Guarda che ogni mese poi ci sono. Sì, oggi. Ma poi si spazia tutto da Ungaretti a Dada Negri a Dickinson, Emily Dickinson, cioè di tutto, veramente. C'è, cioè, Cesare Pavese, cioè, di tutto. È un menù ricchissimo. Sì. Per tutti i gusti, davvero per tutti i gusti e per tutte le sensibilità. Quindi. C'è veramente la possibilità per tutti di poter scegliere. E devo dirti che riceverla, per esempio, a me ha dato un'emozione particolare, perché tra gli attori e le attrici, la persona che me l'ha consegnata è Valentina Mandruzzato, che è un'attrice meravigliosa e che mi ha proprio trasmesso il sentimento contenuto all'interno della poesia, che era una poesia, diciamo così, di amicizia. E devo dirti che mi ha molto emozionato. Non credevo, io che sono comunque abituata alla parola, eccetera, però devo dirti che è stato un momento molto emozionante, quindi è stato bello. Bellissimo regalo. Bene. Rimane. Il menù della poesia.com, andate a cercarlo, sì. Allora. Le altre indicazioni invece che vuoi darci, quali sono gli altri consigli di oggi? Allora, so che voi avete già parlato in passato del Teatro della Cooperativa, che è una presenza, diciamo così, molto importante all'interno del quartiere Niguarda, sì. E il Teatro della Cooperativa ha iniziato la sua stagione e in questo momento è in scena uno spettacolo che si chiama Le Otto Montagne. Sì. Le Otto Montagne richiama chiaramente al libro famosissimo di Paolo Cognetti, al film famosissimo che ha ricevuto moltissimi premi con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. In questo caso è una trasposizione teatrale affidata, l'adattamento è affidato a un'autrice meravigliosa che è Francesca Sangalli e a una regista che è Marta Marangoni, che fa parte del duo Du per Du insieme a Fabio Wolf. Insieme Francesca e Marta si sono dedicati appunto alla trasposizione di questo romanzo importante che è Le Otto Montagne e hanno toccato un punto importantissimo del romanzo, perché chiaramente è un romanzo legato alla montagna, però in teatro è difficile portare la montagna. E quindi loro si sono concentrate su un aspetto di questo romanzo, e cioè la costruzione della casa che poi permetterà ai due protagonisti di ritrovarsi, perché loro si sono conosciuti in giovane età e poi si ritrovano, perché hanno fatto due percorsi di vita molto diversi. Questo loro rapporto di amicizia viene consolidato all'interno di questa casa che viene costruita, e appunto Marta Marangoni e Francesca Sangalli hanno lavorato moltissimo sui sentimenti, sull'idea di relazione maschile, che non è tanto raccontata, quindi c'è anche questo aspetto che viene messo in evidenza. E hanno trovato anche dei modi molto artistici per ricordare e per riportare in scena la montagna. E in scena ci sono Andrea Lietti e Giuliano Comin, la performer Alice Bossi, che infatti la performer ci porta all'interno di questo mondo naturale che in qualche modo viene evocato, perché il teatro è evocazione. Fuori campo c'è la voce di Arianna Scommegna, un'altra grandissima attrice, e c'è un'installazione sonora che è una chicca all'interno dello spettacolo di Dario Buccino, e appunto è uno spettacolo che chiaramente, per chi ha letto il libro e ha visto il film, è un altro modo di attraversare questa storia, anche perché il teatro appunto, come le altre arti, ha un punto di vista, e questo è un punto di vista su questa storia. Quindi se avete visto, avete letto il romanzo, il film, è una cosa in più. Se invece non l'avete visto,
è un modo per scoprire. Per scoprire, magari iniziare storia. Un percorso. Sì. Tamara, volevo dirti tra parentesi, e lo dico anche a chi ci sta ascoltando, che se volete approfondire il tema, ieri è stata ospite di Dal Vivo con Gaia Folloni, Dianora Zacchè, che è appunto l'organizzatrice di Minima Teatralia Du per Du, e ci parla proprio di questo spettacolo in scena al, al Teatro della Cooperativa. E appunto lo potete trovare sul canale YouTube di Milano News, potete trovare appunto l'intervista a Dianora Zacchè dove racconta quello che appunto stavi dicendo tu molto molto in maniera molto tecnica, l'hai detto anche tu, quindi insomma devo dire che no, peraltro Minima Teatralia sì. È una realtà molto forte sul territorio del Niguarda perché sì. lavora molto su una per unire socialmente tutte le persone che vivono in zona Niguarda, quindi lavora molto sul territorio e sugli abitanti del Niguarda e gli fa insieme collaborare a spettacoli che poi portano in scena. L'anno scorso al Teatro Elfo Puccini hanno portato a maggio uno spettacolo su Kafka e quest'anno stanno lavorando su Jodorowsky, quindi anche su autori che diciamo così sono complessi ma che loro lavorano giorno per giorno con la comunità per renderli accessibili davvero a tutti. Li destrutturano in maniera che siano commestibili a tutti quanti noi senza però far perdere il significato e la profondità di certe opere. Sì. Tamara, ti chiedo allora di rimanere con noi collegati perché oggi, visto che sono da solo, allora ti sfrutto, ti tengo qui certo, un po' di più. No? Facciamo questa colazione insieme. Ti chiedo di rimanere ancora qui qualche minuto con me mentre ci ascoltiamo magari gli Imagine Dragons. Ti va? Bellissimi, certo. E allora piacere. Imagine Dragons con Bones alle 8:21 su Crystal Radio. Imagine Dragons con Bones, sempre qui su Crystal Radio insieme a Tamara Malleo. Tamara, la musica è un'altra parte che ti piace, immagino, sì. Cioè, Moltissimo. Okay. Io non sono un'esperta, sulla musica sono molto emozionale, quindi quello che mi dice qualcosa, mi racconta qualcosa, per me fa parte della mia giornata, della mia realtà. Non sono molto alla ricerca del particolare, diciamo così. Vabbè, mi faccio molto trascinare da quello che sento. Poi prima dicevi ad esempio che lo spettacolo di questa parlando prima c'è ad esempio un'installazione sonora, quindi un'installazione musicale, cioè quindi è bello quando in fondo le arti si vanno un po' a mischiare quello tra di loro. Sì. Ti chiedo ancora di rimanere un attimo qui con noi, so che sì, questa mattina certo. ti sto sfruttando, ti faccio sentire una che secondo me ti piace tanto, Francesca Michelin, ti piace? La numero uno delle nuove generazioni, mi piace moltissimo. Bene, allora Francesca Michelin ha fatto una canzone con i Maneskin, si chiama Stato di Natura, è del 2020, ma la riascoltiamo adesso qui su Crystal Radio. Marshmallow, bye bye, e invece non diciamo bye bye, ma anzi grazie di essere qui con noi, a Tamara Malleo. Buongiorno ancora Tamara. Sempre buongiorno, buongiorno. Allora, eccoci sono qua. Le 8:30 minuti, inizia l'ultima mezz'ora di trasmissione. Per chi non ti conoscesse, Tamara, cosa possiamo dire di Tamara Malleo? Tamara Malleo, nata a Milano, dove sei nata? A Milano, no, non sei milanese tu. Io sono, sì, no, io sono nata a Milano, sono cresciuta in Sicilia, ecco. Poi sono tornata a Milano. C'è stato te. C'è stato questo. Diciamo, perché mi ricordavo che c'era la Sicilia in mezzo alla tua storia. Mi ricordavo sì. questa cosa. Però tu sei nata a Milano. Sono cresciuta dai 6 ai 18 in Sicilia e poi sono tornata a Milano. Grazie. Grazie di essere tornata, ti dice Milano. Allora. Che, città che, appunto, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è una città che propone tantissimo a livello teatrale. È una città che davvero racconta moltissimo attraverso il teatro, ma non solo, insomma, noi parliamo di teatro insieme, ma insomma è una città molto viva e molto vivace. E ci sono chiaramente delle problematiche che non possiamo non vedere e che non raccontiamo qua, ma che comunque ci sono. Per giovani compagnie sempre, insomma, ci sono delle difficoltà, insomma, ci sono delle sì, magari un giorno poi ne parleremo, perché effettivamente è un tema interessante, cioè sì. c'è tanta opportunità, ma c'è anche tanta difficoltà, e difficoltà che a volte si potrebbero anche sistemare toccando due o tre puntini, ma invece magari a volte, insomma, non c'è proprio la volontà di qualcuno più in su di sistemare diciamo queste cose. Diciamo che ci sono anche delle fasce, nel senso che finché sei un under 35...
insomma sei sostenuto da alcuni progetti anche importanti. Ah, vedi, vedi, vedi. Dopo gli Under 35 sembra che ci sia un, diciamo così, un vuoto e che tu Ictus debba fare un sun po' leones, diciamo, dicevano i romani, appunto. E quindi vabbè, ci sono delle, delle cose di cui si può sicuramente parlare, si può approfondire, però sicuramente Milano è una città che va anche visitata per i tantissimi spettacoli, le tantissime opportunità artistiche che propone. E sono veramente, veramente tante, come alcune appunto ne proponiamo insieme, ma ce ne sono tantissime che non riusciamo a proporre, ma che cerchiamo di raccontare anche in altre forme, in altre maniere, in altri modi. A proposito di queste, ne hai un'altra di proposta per oggi? Sì. Ok, allora sentiamola. Un pubblico, vai. Veramente trasversale, dai, okay, più piccoli ai più grandi, la compagnia Colla Teatro Marionette, che questo fine settimana sarà al Teatro Gerolamo, teatro che è un po' dimenticato, ma si trova in centro, in Piazza Beccaria, quindi facilmente raggiungibile, è un gioiellino perché è un teatro bellissimo, anche solo visitare il teatro è bellissimo, e questo fine settimana, da giovedì, quindi da stasera fino a domenica, troverete la compagnia Marionette, che stamattina marionettistica non mi riveniva, la compagnia delle marionette Colla, che è lunghissima tradizione, e sono marionette che sono a cui danno vita degli attrici professioniste, mm-hmm, e che in questo caso attraversano la parola di Dante e la rendono anche in questo caso fruibile a un pubblico davvero trasversale, quindi dai più piccoli, che la magia delle marionette diciamo si immergono in questa magia senza nessun tipo di filtro, ai più adulti che invece i filtri ce li hanno, ma che secondo me la magia delle marionette li porta sempre in un mondo che va al di là di quello che noi controlliamo, diciamo così. E quindi c'è questo personaggio Gerolamo che accompagna gli spettatori e le spettatrici nel mondo di Dante, e quindi nei vari gironi, cercando di rendere quanto più fruibile la parola di Dante. Quindi è un'occasione davvero interessante, interessante. Ricordaci bene dove, allora? Teatro Gerolamo, Piazza Beccaria, è fermata Duomo, quindi proprio facilissima da raggiungere, ed è un gioiellino di teatro. Bene, 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 bene. Ma Tami, mi facevo questa domanda. Sì. Come nasce l'amore di Tamara Malleo per il teatro? Come mai ti sei trovata lungo la tua strada a incappare su questo amore per il palcoscenico, il proscenio e tutto quello che ne consegue? Allora, il teatro, devo dirti la verità, non so come è entrato nella mia vita, perché comunque crescendo in Sicilia non avevo tantissime possibilità. Non andavi al teatro dei pupi, no? Cos'è che non si chiama quello lì? Non sono i pupi in Sicilia, non sì, c'è quello. La tradizione dei pupi in Sicilia è molto, molto radicata, però. Non ti aveva rapita, diciamo, però, no? No, diciamo che così quell'arte non è una, okay, un'arte che mi affascina particolarmente, ma era quella a cui io accedevo più facilmente. Chiaro. Però in generale il teatro non avevo tantissime possibilità, quelle poche possibilità che avevo però ne approfittavo sempre, e quindi ho visto Cavalleria Rusticana, che è un grande classico siciliano, e ho visto dei piccoli spettacoli, diciamo così, in piccoli teatri, e ho sempre pensato che il teatro potesse essere una finestra che mi poteva permettere di guardare a un mondo a cui io non avevo accesso in quel momento, non avevo la possibilità di accedere perché non avevo né gli strumenti né le possibilità. E quando sono arrivata a Milano, invece, queste porte mi si sono aperte, e il primo anno di università io praticamente stavo solo a teatro, perché l'università mi permetteva di avere un accesso, diciamo così, con dei prezzi molto favorevoli, diciamo così, potevo accedere, anche perché frequentavo dei corsi di teatro di teoria, non ho mai praticato, diciamo così, perché non mi piace essere sul palco. Ecco, questa era la seconda domanda che avevo, infatti, questa è la seconda domanda che avevo, ma si nasconde magari una voglia di diventare un giorno protagonista sul palco? Non voglio né scrivere per il teatro, io voglio soltanto raccontare. Te lo vuoi godere, te lo vuoi godere, te lo vuoi guardare, godere e dirlo agli altri. Sì, voglio fare in modo che quello che io vedo nel teatro lo possano vedere anche gli altri, non per forza come lo vedo io, ma condividere una passione che possa far sì che il teatro diventi un'abitudine. Hai usato una parola interessante, la condivisione. Cioè, tu hai parlato di condividere, cioè, tu dici, ma se è così bello per me, lo sarà anche per qualcun altro, quindi voglio condividere.
Beh, vedi. È un esatto. E soprattutto, insomma, guarda, ti ricordi che i Blues Brothers erano in missione per conto di Dio, no? Ecco, Tamara Malleo in missione per conto del teatro. Questa è una citazione un po' alta, devo dirti che è un po' alta. Vabbè, per me, insomma, però vabbè. Sei la terza dei Blues Brothers, la Blues Sisters. La prendo. E comunque guarda che nel teatro, io attraverso il teatro sono riuscita anche a toccare, dei momenti in cui ero in crisi o dei momenti in cui ero un po' persa. Il teatro mi ha riportato a toccare dei punti importanti, a riflettere e, non so come dire, a fare un'analisi profonda, perché il teatro ti dà quello, tanti strumenti per poter capire cosa tu non capisci, cioè quelle cose che tu a volte vivi e non riesci a comprendere, viste proiettate sul palco, ti permettono di avere una nuova consapevolezza. E quindi, secondo me, veramente è uno strumento fondamentale per tutti noi a tutti i livelli. E poi giustamente tu dici, cerchiamo di farlo diventare un'abitudine, se facciamo quella cosa lì magari poi è anche più facile, perché io immagino che insomma le prime volte magari per qualcuno è un po' complicato capire, certo, il teatro, andarci, però insomma, come dire, è un allenamento. Ma poi, no? Ognuno trova il suo, c'è chi è appassionato di musical, chi è appassionato di soltanto di commedie, chi... però c'è anche la possibilità di scoprire per esempio drammaturgie contemporanee sconosciute di autori e autrici che ti portano in mondi che possono renderti una persona diversa. Quindi secondo me lo uso io l'altro giorno, una persona migliore, basta, l'ho detto okay. Basta, niente, perché tu sei molto politicamente corretta, non vuoi, no sei una persona migliore, perché comunque ti sei aperta, sì. Poi vabbè, se sei una brutta persona, sei una brutta persona comunque, cioè, diciamolo, chi ci ascolta, no, il discorso può anche coinvolgere il cinema, i libri, stiamo parlando di teatro, però ti dico anche il cinema aiuta moltissimo, i libri aiutano tantissimo, ci sono dei libri meravigliosi, degli autori, delle autrici meravigliose che ti permettono veramente di spalancare delle finestre su mondi che se no non potrebbero essere che sconosciuti. E vogliamo poi sfatare un mito, quello del non ho tempo per andare a teatro? No, dai, questa è una scusa incredibile. Ah, ecco. No, questa è una scusa, perché hai tempo per andare a mangiare una sera al ristorante insieme agli amici, alle amiche, vai al supermercato a fare la spesa, quindi puoi andare benissimo anche a teatro, perché come vai al supermercato? Vedete com'è politicamente corretta Tamara, non ha detto avete il tempo di stare ore su TikTok a far niente, ora a scrivere messaggini ai vostri amici inutili, ora a farvi selfie nel bagno, no, ha detto brava Tamara, sei proprio una persona proprio corretta, meno male che ci sono persone come te, non sono tutte orribili come me. Meno male. No, non è vero, tu sei una persona meravigliosa, ma c'è anche il momento per lo faccio anch'io, vado sui social. Ti fai i selfie in bagno, anche tu? Sì. Però no, i selfie in bagno no, perché okay. Non faccio selfie tendenzialmente perché non sono proprio amante del selfie, ma in generale si può fare tutto, però secondo me bisogna, come dici tu, magari all'inizio anche sforzarsi un po', però dopo... se si trova la propria strada in quell'ambito, qualcosa di bello ti ritorna. Quindi, secondo me, lo sforzo va fatto. Chiarissimo. Allora, ma poi scusate, adesso voi che state ascoltando, ma voi avete il coraggio adesso di dire qualcosa a Tamara Malleo, di non fare quello che vi consiglia Tamara Malleo? Cioè, ma come fate ad avere il coraggio di rendere triste? Perché poi la lasciate triste, cioè, volete deludere le aspettative che Tamara ha verso gli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio. Ragazzi, non fatemi fare brutte figure, ecco, mi raccomando. No, ma soprattutto bisogna così un po' anche rischiare, così uno. Prova, poi dici, guarda Tamara mi hai proposto uno spettacolo veramente brutto, e io ti dico che magari per te non era lo spettacolo giusto, può anche succedere, però prima o poi cercando si trova lo spettacolo giusto. Per me c'è sempre uno spettacolo giusto, come c'è un libro giusto, come c'è un film giusto. Quindi secondo me basta cercare. Chiarissimo. Tami, allora io ti ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia a me in primis e soprattutto, sì, stiamo per andare a concludere, ma ti ringrazio davvero per essere da qui con me a farmi compagnia e aver supplito perfettamente a Lorenzo, che anzi io proporrei uno scambio, lasciamolo a casa e prendiamoci Tamara. Anzi, salutiamo Lorenzo, sì, lo vogliamo ricordare così, cioè nel senso che non so se mai ormai tornerai, l'ho dato ormai già per disperso, sono
no, ho chiamato la Farnesina per sapere se hanno notizie. Ma mi sono impegnata tutta la settimana per infatti, cercare uno spettacolo per lui. Vedi te, le prime delusioni di Tamara Malleo con Good Morning Milano per colpa di Lorenzo Masieri. No, Tamara, grazie mille davvero per esserti ancora collegata con noi. Ricordaci però dove possiamo approfondire appunto la conoscenza del teatro e anche la tua, senza i selfie in bagno, mi raccomando. No, quello senza. In bagno. Allora, se volete seguire i racconti di teatro, ma non solo, perché parliamo anche di libri, di mostre, eccetera, sul canale 191 del Digitale Terrestre, il venerdì alle 16.40 fino alle 18, il lunedì dalle 23.30 alle 24 su Antenna 3, quindi canale 11. Ok, come si chiama? Non hai detto come si chiama il programma? Teatromania, scusami, hai ragione. Infatti, scusa. Teatromania con Tamara Malleo, cercatelo e guardatelo e ascoltatelo e guardatelo. Grazie, e Fabio. Imparate soprattutto, perché il teatro deve diventare un'abitudine. Grazie mille Fabio, grazie agli ascoltatori e agli ascoltatrici.